Rosalba, preghiamo perché Damien viva. Perché Dio gli conceda un'altra opportunità. Se il Signore vuole che sia così, così sarà. Mi sento talmente angosciata. Non posso rimanere chiusa qui dentro. Damien potrebbe avere bisogno di me. Ma anche se tu andassi in ospedale, non potresti fare nulla per lui, non servirebbe. Ho parlato con l'infermiera che si prende cura di lui. Damien è in buone mani. Povero ragazzo, sei ridotto male. Ma Dio ti aiuterà, abbi fede. Il Signore soccorre chi si rivolge a Lui. Ma bisogna avere tanta fede e rimettersi nelle sue mani. Oh, poveretto. Aspetta, aspetta, torno subito, hai capito, ragazzo? Devi resistere al dolore. Preghiamo insieme, Giuliano. Preghiamo perché Damien guarisca. Rosalba, siete voi? Raimondo, che è successo? Perdonatemi, Milagros. Perdonatemi. Ma
Siete qui per dirmi che Damien è morto. È stata solo colpa mia, ma io... Io non sapevo... Non sapevo chi fosse. L'ho ucciso senza volere, perdonatemi. Ecco, queste cose sono sue. Prendetele voi. Non è stata colpa vostra. Non è stata colpa vostra. Adesso siamo rimasti soli. Siamo soli. Vi siete già alzata? Infatti. E Domenica è di là in cucina che prepara la colazione. Sembrerebbe quasi di essere ritornati ai bei tempi. Purtroppo non è così. I bei tempi non torneranno più. Certo, non sarà mai più come una volta, però io... Ecco, credo, io spero che riusciremo a ritrovare almeno un po' della nostra pace. Buongiorno. Buongiorno, Lucia. Hai dormito bene? No, ma non mi importa, madre. Quello che conta è che siamo di nuovo insieme. È proprio quello che stavo dicendo anch'io. Penso che qui potremo ricominciare a vivere una nuova vita, tutte insieme. Non è possibile cominciare una nuova vita sulla base di menzogne e verità non dette. Ma grazie a Dio, il passato è soltanto un ricordo. No. L'ombra del passato è ancora su di noi. Che intendete dire, madre? Maria, vi prego, non voglio. Lucia, devo dirti una cosa di fondamentale importanza per la tua vita. Perciò vorrei che ne parlassimo al più presto. Miracles, siete qui? Miracles. Sono qui, Augusto. Mi dispiace tanto. Non so proprio cosa dirvi. Non so trovare le parole. Non dite niente, Augusto. Ognuno ha il suo destino, non lo si può cambiare. E così adesso sai tutta la verità. Quella ragazza, Milagros, la ricordi, vero? Era lei, la figlia che hanno portato via, quella poveretta. È orribile quello che mi avete raccontato, madre. Che sofferenza quella povera donna. Ma ditemi chi è, voi lo sapete. Perché mi avete raccontato questa storia? Non capisco. Lo capirai, figlia, non preoccuparti, lo capirai. Ma giura che sarai forte. Madre, perché dite questo? Perché...
La donna di cui ti ho parlato. Quella povera donna. Alla quale venne strappata dalle braccia la sua vera figlia. Quella donna sono io, Lucia. No, non posso crederci, no. E invece sì, è così, amore mio, è la verità. E quella bambina che quella donna accolse come un dono di Dio, quella splendida bambina che io allevai e curai con amore come se fosse stata la mia vera figlia, quella bambina eri tu, Lucia. No, no, non è vero, no! È Margherita, tua madre. Lucia, te ne prego, devi promettermi che l'amerai molto. Sono tanti anni che ti cerco. Tanti anni che sogna di stringerti a sé. Tua madre è una donna molto buona. E tuo padre? Non chiamate quell'uomo mio padre. Non ha nessun diritto di essere chiamato così. Quell'ignobile animale non può essere mio padre. Lui non può essere mio padre! Lucia! Lucia! Guglielmo, come mai siete qui? Sono al corrente di alcune cose e credo di avere il dovere di informarvi. Milagros non è morta. Come? Non è morta? No, e non è tutto. Purtroppo si è anche appropriata di Villa Speranza con la scusa di essere lei l'erede di quel maledetto indio. Mi rendo conto. E che cosa intendete fare? Non lo so ancora. Mi trovo in una situazione molto delicata. Perfino mia cognata ha deciso di tradirmi, tenendo per se stessa tutti i beni della famiglia. Io ho bisogno di pensare, devo cercare di calmarmi e prepararmi a contrattaccare. Però per fare questo ho bisogno d'aiuto, capite? Del vostro aiuto, Cinzia. Sono spiacente, ma non posso aiutarvi. Il vostro gioco è diventato troppo complicato, Guglielmo. E ciascuno dei giocatori ha perso la sua partita. Ma vedete, io pensavo che voi forse... No, io voglio dimenticare. Voglio cancellare dalla mia mente il passato e cominciare una nuova vita, lontano da qui. Scusatemi, signora. Volevo dirvi che le vostre valigie sono pronte e la carrozza sarà qui tra poco. Con permesso. Come? Non capisco. State forse per andarvene, Cinzia. Voglio dimenticare, ve l'ho detto. Questa città per me è diventata un vero inferno. Ogni cosa è un ricordo che mi tortura. Non servirà a niente andarsene. Io dispongo di abbastanza denaro. Sono ben visto dal governatore. Voi possedete un giornale. Insieme potremmo... Non insistete, è inutile. Io sono stanca di lottare contro il destino degli altri. Voglio dedicarmi soltanto alla mia vita. Perciò volete dire che a voi non importa? Non importa che quella donna si sia messa in salvo? Non così tanto. Ecco, almeno adesso sono sicura che Catriel e Milagros non staranno mai più insieme. Anche se ora siamo lontani, amore. Il tuo nome
il tuo dolce sorriso, la tua bellezza. Resteranno sempre impressi nel mio cuore e nella mia mente. Il tempo non riuscirà a cancellare il ricordo che ho di te. Niente potrà farlo. Milagros. Dio mio. Ho perso tutto nella mia vita. Mi resta solo l'illusione che prima o poi almeno venga fatta giustizia. Che la morte mi riunisca al mio amato Catrinel. E che finalmente un giorno possa ritrovare mia madre. Sapevo che prima o poi sarebbe accaduto. Sapevo che sarebbe arrivato questo momento. Ma un così grande dolore per Lucia era necessario. Non devi tormentarti in questo modo, bambina. Sono sicura che la piccola Lucia saprà capire. E allora sarà anche in grado di giudicare il valore della verità. Se non gliel'avessi detta, non avremmo potuto affrontare il futuro. La verità ci impedirà di vivere nella menzogna e farà bene ai nostri cuori. Lucia. Lucia, ascolta. Sono venuta a chiederti perdono. Perdono per il mio passato. E anche pietà per questo mio povero cuore stanco. Quando io avevo la tua età, ho fatto una scelta sbagliata. Allora non potei. O forse non seppi scegliere in nessun altro modo. Vedi, io ero molto povera. Mi circondavano il disonore e una grande vergogna. Io credetti di trovare l'amore. E così vissi qualche inaspettato momento di felicità in mezzo a tanta umiliazione. Ma il mio era un amore senza futuro. Un amore triste. Un amore che trascinò nella disgrazia molte persone e che rovinò la mia vita. Quello stesso amore che fece soffrire moltissimo anche tua madre. Come sta facendo soffrire te in questo momento. Ma allora io non ho potuto rinunciare a lui. Io non ci sono riuscita. E questa è stata la mia vera colpa. E per questo ora io ti chiedo perdono. Lui. Il colpevole è lui. È stato lui, soltanto lui. Lo odio, lo odio. Ma io lo ucciderò, ve lo prometto. Oh, io voglio ammazzarlo con le mie stesse mani. Zitta, Lucia, per carità. Tutto il tuo rancore e questo desiderio di vendicarti, credimi, Lucia, serviranno soltanto a farti soffrire più di quanto tu non soffra ora, no. Noi invece non dobbiamo più pensare a lui. È come se fosse morto. Lui è morto nel cuore dei suoi cari, delle persone della sua famiglia. E questo è sicuramente il peggior castigo che Dio gli potesse riservare. Dio! Dov'era Dio quando doveva impedire tanta malvagità? Non dire così. Per favore, ascolta. Dio ha voluto che ci ritrovassimo. E adesso siamo qui insieme. Ci ha offerto la possibilità di ricominciare. Per noi è ancora possibile recuperare il tempo perduto. Perché ci viene data ancora un'occasione di essere felici insieme.
Io voglio che tu sappia una cosa. Voglio che tu sappia, tesoro, che ora che conosci la verità, niente potrà cambiare. Perciò, Maria, continuerà ad essere sempre tua madre. Io ti supplico soltanto di permettermi di restarti vicino. Questo non è giusto. No, non è giusto. Maria è sempre stata mia madre. E voi? Anche voi siete mia madre. D'ora in poi tutte e due lo saremo. Se tu lo vuoi, tesoro. Tutte e due ti staremo accanto, ti proteggeremo. Da oggi tu hai due madri. Una sono io e ti ho dato la vita. E l'altra è una madre che ti ha sempre amato. Perché Maria è tua madre nel più profondo del suo cuore. Nel più profondo del suo cuore. Madre. Madre. Non fare così. Non fare così. Giuro che riuscirò a ricompensarvi per ogni bacio che mi avete dato, per tutte le cure di cui mi avete sempre circondato. E vi giuro che mi comporterò meglio, che da oggi cercherò di essere buona. Voglio farmi perdonare per quanto vi ho fatto soffrire. Non piangere. Sei sempre stata una bravissima figlia. E io ti voglio molto. Ti voglio molto bene. E sempre te ne vorrò. Non dimenticarlo, amore mio. Anch'io me ne voglio, madre. Me ne voglio tanto, padre mio. Ascoltatevi, giuro. Vi giuro che per sempre, fino alla fine della mia vita, io non smetterò mai di sentirmi anche vostra figlia. La vostra figlia del cuore. Presto potrai camminare di nuovo. La ferita sta guarendo. Adesso la cosa più importante è che tu non ti lasci andare. La nostra gente ha bisogno di te, Catriona. Lo so. E la terra attende di essere seminata. Sarà fatto, l'ho promesso e sarà fatto. D'altra parte, Milagros non mi perdonerebbe se mi lasciassi andare. Andiamo, Diane. È ora di cominciare a lavorare questa benedetta terra.
Voglio ricompensare i miei fratelli per quello che hanno fatto per me. Andiamo. Fai piano. Ecco fatto. Mio padre e tuo padre amici. Ti rendi conto di che cosa significa? Io sono sicura che sia un segno del destino. Sembra come se tutto quanto debba andare verso un'unica direzione. Verso un qualche punto d'incontro. Tu, io, mio padre. È soltanto che... Che cosa? Cosa c'è che ti preoccupa? Che non sia ancora arrivato. Ormai sono diversi giorni che l'aspettiamo e non torna. Proprio adesso che potevamo stare tutti insieme. Rosalba mi ha chiesto di aspettare il suo ritorno. È partito per un viaggio. E starà via ancora un po'. Comunque, voglio che tu sappia che è mia intenzione aspettarlo qui con te. Allora che ne dici? Ti dico solo che ti amo. Ti amo tantissimo, Maria. Non neanche puoi immaginare fino a... Mi dispiace dovertelo dire, ma io non ti amo. Come no? No, non ti amo. Ti adoro. Ti adoro con tutta la mia anima. Benissimo. Secondo me dovremmo cercare di trasformare questo posto nella casa più accogliente, calda ed elegante che esiste in tutto il mondo. Io sistemerò il giardino. E io invece mi occuperò dell'orto. Ho l'impressione che a me non rimanga che pulire il salone, che come dice Domenica sembra un vero porcile. Mi sono sbagliata o ho sentito che mi toccherà pulire quel vecchio porcile? No, no, non toccherà a te, cara Domenica. No, e voglio che d'ora in avanti, in questa nostra nuova vita, cambino molte cose e che tu sieda sempre a tavola con noi. Ma io... Niente, ma ormai è deciso. Che strana la vita. Chi l'avrebbe mai detto che questa povera vecchia un giorno sarebbe diventata una gran dama? Oitei katawaka. Uwakasa. Awatawasi. Questa qua. Watawasi wa. Fratelli. Oitama, avvicinatevi. Noi dobbiamo ringraziare il Grande Spirito per questi campi in cui gettiamo il seme e per le nostre braccia che così tanto hanno lavorato e che sono sicuro domani raccoglieranno i frutti di tanta fatica. Noi dobbiamo continuare a vivere in pace, come stiamo facendo adesso. Solo così costruiremo insieme un futuro in cui vivere senza paura. Il nostro sguardo, fratelli, in questo momento deve andare oltre questi campi e sulle ali della libertà volare al di là dell'orizzonte.
Come tu dici sempre, non ti sembra un sogno questo? Un sogno che ora è realtà. Che grazie a te, Catriel, è realtà. No, grazie a tutta la nostra gente, Liene. E alla benevolenza del grande spirito. Perché lui è qui con noi adesso. È qui lo spirito dei nostri antenati. E di chi ha lottato per un mondo migliore. Sì, il loro spirito è qui, insieme a noi. Maria, stanno spuntando i primi germogli. E il giardino è tutto fiorito. Che meraviglia. È successo un miracolo. Dobbiamo ringraziare Dio per il grande amore che ha donato a questa famiglia. L'augurio che faccio è che regni sempre la pace. Insieme costruiremo un mondo migliore. Molto meglio, davvero, mi congratulo. Molto meglio? Sì. Ma io mi sento benissimo. Ecco, possiamo dire che siete guarita. Quanto mi fa piacere sentirvelo dire. Allora posso ritornare alla tenuta appena possibile. Io ci penserei due volte nelle vostre condizioni. Perché mi dite questo, dottore? Voi sapete che la prima cosa che volevo fare appena guarita era tornare a Villa Speranza. Sì, lo so. Avete ragione. Il fatto è che laggiù in campagna, specialmente in un posto tanto isolato, non c'è l'atmosfera ideale per allevare un bambino. Come un bambino? Giuliano non è più un bambino, dottore. È diventato un ometto ormai. E poi in passato ci è capitato di stare in posti molto più pericolosi. Ma io non mi riferivo a Giuliano, mia cara. E a chi allora? Al vostro bambino. Al figlio che portate in grembo. È l'ora del tuo latte, Giuliano. Eccolo qui. Grazie. Allora, come l'avete trovata stamattina? Vedete, dottore? Continuano a trattarmi ancora come se fossi malata. Non siete stata molto bene ultimamente. Però adesso sono guarita. Pare che vi siate messi d'accordo per non farmi parlare. Dite pure, dottore. Milagros, grazie a Dio, ormai sta benissimo. Ma spero l'abbiate convinta a non lasciarci, non è vero? Beh, vi dirà lei cosa ha deciso. Buongiorno. Buongiorno, dottore. Grazie, grazie. Prego, vi accompagno. Grazie. Buongiorno. Arrivederci, buongiorno. Allora vuoi proprio andartene? Sì. Devo confessarvi che non l'ho mai desiderato tanto. Sì, desidero più di ogni altra cosa al mondo che il figlio di Catriel nasca a Villa Speranza. Oh, non posso crederci. Questo vuol dire che avrò un fratellino, evviva! Che bello! Avrò presto un fratellino, evviva! Avrò un fratellino, avrò un fratellino! Madre. E quando? Quando? Che invitante profumino arriva da qui. Deve essere una delizia. Sto morendo di fame. Dopo mangiato mi saprete dire chi di noi è la cuoca più brava. A questo punto siamo arrivate. La signorina sta cercando di soffiarmi il lavoro. Cosa devo sopportare alla mia età? Bene, prima di tutto dobbiamo ringraziare nostro signore per questo cibo benedetto che anche oggi ha voluto concederci. E che ci siamo guadagnate col sudore della fronte. E per la pace che regna in questo giorno e che speriamo regni sempre in questa casa. Amen. Amen. Buona giornata a tutti. Salute a voi. Qua il buon vento vi porta alla mia umile taverna. Abbiamo bisogno di mangiare e vorremmo farvi una domanda. Una domanda estremamente delicata su un argomento che ci sta molto a cuore. Sì, è così. Noi stiamo cercando una donna, Maria Tebaldi. È possibile che viaggi con altre signore. Sappiamo per certo che passate da qui.
È di estrema importanza per noi ritrovarla. Si tratta di riunire una madre con sua figlia, voi capite, vero? Bene. Se è così, sono contento di potervi essere utile. Le persone di cui parlate abitano in quello che prima era il mio casale. L'ho venduto alla signora Tebaldi qualche tempo fa. Non è lontano da qui. Sentito? Finalmente l'abbiamo ritrovata. La stiamo cercando da così tanto tempo. Credo che questo fatto meriti di essere festeggiato. Sì. Ci vuole un brindisi, non c'è dubbio. Però facciamo presto. Maria aspetta la più bella notizia della sua vita. Bruno, dove sei? Bruno, sei in casa? Milagros. Che gioia rivederti. Che bello. Ehi, come sei Ciao, cresciuto. Ciao, Bruno. Sapessi quanto mi sono Che cosa ci racconta il nostro ometto, eh? Che sono contento di essere tornato. Anch'io. Ho una bella sorpresa per te. Sai cosa c'è nella Davvero? Stalla, Giuliano? Un nuovo cosa splendido c'è? Puledrino. Vuoi andare Evviva! A vederlo? Sì. Vai allora, corri. Siamo di nuovo insieme, Bruno. Sì. Purtroppo senza Catriona. Senza di lui. No, non è vero. Catriona è ancora vivo. È vivo. Milagros. Sì. È così, Catriona vive. Vive nel figlio che porto dentro di me. Milagros. Tieni, Lienne. Questa è la prima volta, dopo tanto tempo, che mi sento soddisfatto di me stesso. La terra finalmente sta cominciando a dare i suoi primi frutti. E di questo la nostra gente ti sarà sempre grata. Siamo molto orgogliosi del fatto che sia toccato proprio a te il compito di tirare fuori la ricchezza da questa nostra povera terra. E sarebbe molto orgogliosa anche quella donna che, perdendo la sua vita, ci ha restituito nostro fratello. Sono sicuro che Catriel sarebbe molto orgoglioso, tanto di sua moglie quanto di suo figlio. E anche dei suoi amici. In modo particolare, del suo grande amico Bruno. Per favore, questo non è il momento di abbandonarsi alle lacrime. Catriel non vorrebbe vederci piangere, lo sai. Hai ragione, scusa, Milagros. Se lui ora potesse essere qui, ci direbbe che questo è il momento di cominciare una nuova vita. Dobbiamo rimboccarci le maniche e lottare. È questo quello che lui vorrebbe. Perciò coraggio. Non piangere, ti prego. Non voglio che tu soffra. No, no. Non sto piangendo perché soffro, ma perché sono felice. Sto pensando alla grande gioia di tua madre quando le darai la notizia. È una notte meravigliosa, l'aria è tiepida. E la luna è così luminosa che si ha l'impressione di poterla raggiungere. Sì, è proprio vero.
Margherita, io esco, vado a prendere un po' di fresco. Non volete che vi accompagni? No. Credo sia meglio che restiate con Lucia, con vostra figlia. Una figlia ha bisogno di stare accanto a sua madre. Grazie. Vado a dormire, madre. Volevo darvi la buonanotte. Che cosa ne penseresti se mentre ti addormenti ti raccontassi una bella storia come se fossi una bambina? Penso che sarebbe stupendo. Benissimo. Narra la leggenda che molto tempo fa, in un'incantevole notte di luna piena, una... Sono io. Sono io. Sono io, Rinaldo. Rinaldo. Voi siete voi. Cosa fate qui? Vi sto cercando, Maria. Sono mesi e mesi che vi sto cercando. E ogni volta che si chiudeva una strada, ricominciavo da capo, deciso a trovarvi. Perché in fondo al cuore sapevo. Sapevo che un giorno o l'altro questo momento sarebbe finalmente giunto. E adesso siete qui. Adesso siete qui, davanti a me. Mi cercavate. È passato così tanto tempo, Rinaldo. Più di 20 anni. Non immaginate quante domande custodisco nel mio cuore. Risponderò a tutte una per una. No, Rinaldo, no. È tardi.